Amici di Milan.soccer, ve l'avevo promesso, ovunque Milan, ovunque siamo portiamo il Milan, sempre. Vi voglio far vedere, ma l'avete capito dal video precedente, qui è successo qualcosa di molto particolare il 23 maggio 2007, non proprio nella location in cui ci troviamo, ma in questa città. All'operatrice chiedo di far vedere dove siamo. Ah, la meraviglia. La meraviglia di questo, di questa splendida acropoli. Siamo ad Atene, va bene, l'avevate capito, ma adesso veniamo alle cose importanti. Operatrice, le chiedo di mettersi qui, c'è tantissima gente, quindi cercherò, dicevo, 23 maggio 2007, Milan-Liverpool 2-1. Vediamo chi si ricorda la formazione: Dida, Oddo, Nesta, Maldini, Jankulowski, dall'80esimo Calazze, Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Sidorf, dal 92esimo Favalli e poi Kakà, Inzaghi, doppietta di Pippo, Milan-Liverpool 2-1, 88esimo Gilardino, a disposizione Kalac, Cafu, Serginho, Brocchi, allenatore Carletto Ancelotti. Allora, bene. Avete visto la copertina? Eh sì, perché Furlani, alla fine, zitto, beh, diciamo che ha la sua, il suo potere, la sua potenza. Forse è questo che fa sospettare che dietro ci sia ancora Paul Singer, perché è un uomo di Paul Singer, lo possiamo dire a tutti gli effetti, ma ora è un uomo del Milan, per cui l'importante è che faccia gli interessi del Milan. E che cosa è successo? Ora ve lo dico, perché Furlani boccia Ibrahimovic. Prima però lasciatemi dire che l'altra sera, dopo la partita Fiorentina-Milan, beh, c'è stata la Domenica Sportiva, dove c'è Adani, quello che per intenderci faceva parte della Bobo TV. Lui è un opinionista, però si lascia andare, diciamo così, a delle considerazioni che non sono tutto sommato delle considerazioni così eleganti. Attacca il Milan e attacca i milanisti, perché dice: i tifosi del Milan, cito testualmente, volevano decapitare Pioli in Piazza Duomo. Allora, usa i termini giusti, stiamo parlando di un gioco, parliamo di sport. Che non ci piaccia Pioli è un conto, che il Pioli out sia legittimo, perché quando ti occupi di spettacolo o di sport e paghi un biglietto puoi non essere d'accordo o non divertirti e dirlo, ma dire una frase del genere, per quanto sia leggera nelle sue intenzioni, non c'era certamente neppure in lui la volontà di dire quello che ha detto, però bisogna stare molto attenti. Però dico anche che nella considerazione di Scaroni, lui dice: faccio fatica a credere in questo calcio, a certe affermazioni. Quindi lui dice che la credibilità di Scaroni sulla conferma di Pioli vale il tempo che vale, perché il calcio insegna che ciò che si dice oggi non vale domani. E noi di questo ne siamo convinti, l'avevamo già detto nel video precedente. Arriviamo alle questioni relative al rapporto tra Furlani e Ibrahimovic, perché Ibrahimovic, dopo Joran Kiwoski, che è stato uno dei componenti, nuovo dirigente voluto da Ibrahimovic per rafforzare il Milan, beh, dà un ulteriore suggerimento. Quindi Ibrahimovic, prima di occuparsi di campo, cosa che sta facendo con grande difficoltà, ve lo dico, perché non è facile oggi, quando c'è di mezzo la Premier, quando ci sono di mezzo tanti milioni, non è facile. E però in questo caso lui ci dice che vorrebbe portare in rossonero Steve Tajian. Chi è Steve Tajian? Beh, è un head of performance. Come si dice? Performer? È uno che si occupa sostanzialmente della questione atletica. Ah. Ed è stato chiamato dal Milan per una consulenza. Una consulenza significa che il Milan ha ammesso che ha dei problemi relativamente alla preparazione atletica e al numero degli infortunati.
che ora stiamo catalogando, siamo a 44 infortunati in stagione, e questo personaggio, che tra l'altro è stato responsabile della nazionale americana, è stato chiamato per una consulenza. Beh, Ibra lo vorrebbe pianta stabile, cioè lo vorrebbe sempre al Milan, ma gli ambienti vicino a Furlani ci fanno sapere che in realtà è stata solo una consulenza e che per lui, per quanto abbia scritto sui suoi social arrivederci Milanello, ci vediamo presto, beh, non sarebbe Furlani d'accordo nel mettere un ulteriore costo, perché vorrebbe concentrare tutti i costi sul campo. Noi su questo non siamo d'accordo, caro Furlani. Noi quest'anno, se non ci siamo giocati lo scudetto, in parte è per gli infortunati, 44 sono eccessivi, avete ammesso che c'è un problema, perché è un'ammissione di colpa chiamare un consulente esterno. Il consulente esterno, da quando è arrivato, secondo me ha fatto un buon lavoro, perché gli infortunati sono diminuiti, ma in realtà questa volontà, secondo me, cela un altro problema, e cioè che si è messo in dubbio lo staff di Stefano Pioli. Si è messo in dubbio lo staff di Stefano Pioli perché, in effetti, quando chiami una consulenza, paghi una consulenza esterna ed è costata anche tanto per una cosa che dovresti avere di default all'interno del team di Stefano Pioli. Beh, quella è un'ammissione di colpevolezza. Comunque le cose vanno cambiate. Allora, se anche in questo, o meglio, tolgo l'anche, se addirittura in questo andate a litigare, dico Furlani e dico Ibrahimovic, andate a litigare perché non siete d'accordo su un personaggio che non è un personaggio di campo, mi domando, figuriamoci anche per quanto riguarda gli attaccanti, i giocatori e quello che potrebbe essere il futuro atletico tecnico del Milan. Va bene, staremo a vedere, perché il braccio di ferro non si è chiuso, Zlatan lo vuole, Furlani no, questa è la sintesi. Quanto manca, attenzione, eccola qua. E c'è un gatto dell'Acropoli, sì, beh, in una posizione molto poco acropoliana. Facciamo vedere quanta gente c'è, facciamo un'immagine di Atene dove abbiamo dato prova di che cosa è il Milan con la Coppa dei Campioni, mi piace chiamarla così. Va bene, è tutto, ci vediamo più tardi perché ho delle novità importanti e ovunque Milan torna sempre in giro per Atene per qualche ora, poi ritorneremo in studio. Un abbraccio a tutti e ancora tanti tanti saluti, ci vediamo presto, ciao!